Ben ritrovati con il TG Venezia di Caffè TV 24. Era stata annunciata appena 2 giorni fa la decisione espressa dalla Procura di Venezia di rimuovere le barriere di sicurezza e del parapetto nel tratto del cavalcavia Vempa di Mestre, dove il 3 ottobre scorso si verificò il terribile incidente in cui persero la vita 21 passeggeri e l'autista di un autobus diretto al camping Marghera. Stando alle notizie delle ultime ore, sembrerebbe che le indagini abbiano preso invece una direzione diversa. Dall'analisi tecnica, ha spiegato oggi il procuratore capo di Venezia Bruno Cherchi, è emerso che il giunto, ovvero il sistema che porta il movimento dallo sterzo alle ruote, si sia rotto in un momento precedente allo sbandamento. Questo è legato a sua volta al cedimento di un perno che all'interno del sistema collega il giunto. In sostanza, conclude il procuratore, sembrerebbe che questo danneggiamento meccanico sia stato determinante nel creare le cause che hanno poi portato all'incidente. Come è stato specificato dalla procura, ora resta da capire in che momento esatto il pezzo incriminato si sia rotto. I dati raccolti dimostrerebbero infatti che il guasto non sia stato conseguente a un urto, quindi l'ipotesi più probabile è quella di un precedente ammaloramento del perno. Al quasi certo malfunzionamento del bus si sarebbe poi aggiunto il cattivo stato delle barriere stradali che non hanno retto all'urto poiché, secondo la perizia della procura, si trovavano in condizioni di vetustà e mancata manutenzione. I risultati delle ultime consulenze tecniche sono stati depositati alle parti tra ieri e oggi e restano a disposizione dei rispettivi difensori. Rimangono indagati al momento 3 funzionari del comune e l'amministratore della società La Linea, proprietaria del bus. Ma sentiamo ora per un approfondimento l'intervista al procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi. Dunque, dall'analisi che hanno fatto i tecnici risulta la rottura del giunto e quindi del sistema che appunto apporta il movimento dallo sterzo fino alle ruote. Questa rottura è legata alla rottura di un perno che all'interno del sistema collega il giunto. Quindi questa è la ricostruzione che è stata fatta. Sicuramente la rottura del giunto ha una causalità, sembrerebbe, allo Stato con la situazione di difficile o di ingovernabilità del mezzo. No, come ho detto, è stato fatto analizzare il cellulare dell'autista e non risulta che l'autista lo abbia aperto nel periodo dalla partenza al momento dell'impatto. Sostanzialmente sì, la valutazione dell'adeguatezza naturalmente è in fieri, nel senso che il consulente ha evidenziato che quelle barriere erano ammalorate, adesso si tratterà di capire e di vedere se questo è direttamente collegato alla fuoriuscita del mezzo oppure no. Tutto questo periodo non siamo stati silenti, ma l'attività di indagine ordinaria è stata posta in essere, quindi sono state sentite tutte le persone che devono essere state sentite. È chiaro che aspettavamo il quadro completo delle consulenze che sono state depositate in tempi successivi, ma avevamo necessità di avere un quadro completo, noi, ma per la verità anche le parti, anche i difensori, in maniera tale su quelle poi di approfondire da un punto di vista giuridico quelle che sono le evidenze che sono state date dalle consulenze, dalle diverse consulenze. Adesso intanto abbiamo le consulenze, ma abbiamo anche tutte le altre attività che erano state fatte nell'immediatezza e quindi la ricostruzione fattuale della polizia giudiziaria, quindi i controlli sul posto, le tracce di frenata, tutte queste attività. Va tutto messo a sistema, poi da un punto di vista giuridico, e quindi questa è l'attività che verrà fatta da ora in poi. C'è la telecamera del mezzo ha ripreso i momenti dell'impatto e quindi i momenti in cui in qualche maniera si è capito, perché poi non tutti neanche l'avevano capito, perché molti stavano sonnecchiando, eccetera, che il mezzo stava cadendo. Quindi è un video terribile, che coinvolge anche i minori e di cui abbiamo segnalato la necessità di non pubblicazione. Sono sicuro che la stampa sul punto sarà adeguata a questa richiesta, anche qualora dovesse venire in possesso del filmato, che naturalmente
è stato depositato, come tutto il resto, a tutti i difensori, a tutte le parti. Cerchiamo di fare le cose quanto più velocemente possibile, tenuto conto che intanto solo in questi ultimi periodi abbiamo avuto le consulenze, quindi è già passato un po' di tempo dallo scorso ottobre. Certamente la collega a cui è stato assegnato il fascicolo ha fatto e sta facendo e farà tutta l'attività necessaria di ricostruzione documentale e attraverso il sentire le persone informate sui fatti per avere una piena ricostruzione. Naturalmente questo prevede anche i tempi necessari. Voltiamo pagina e spostiamoci a Brondolo, frazione di Chioggia, dove nelle scorse ore è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo di 87 anni. Sembrerebbe che l'uomo si fosse gettato nel Bacchiglione, nelle zone di Polverara, per poi essere trascinato dalla corrente fino alle acque della città clodiense. Si tratta di un pensionato residente a Piove di Sacco che era stato visto allontanarsi dalla sua abitazione verso le 10 del mattino di mercoledì scorso, 19 giugno. Stando ai risultati delle indagini effettuate dai carabinieri della stazione locale, l'uomo avrebbe lasciato a casa tutti i suoi effetti personali, compresi i documenti e il cellulare. Nella tarda serata di mercoledì, attorno alle 21, il genero dell'anziano, preoccupato che potesse essere accaduto qualcosa di grave, ha intensificato le ricerche per poi incappare nell'auto dell'87enne, rinvenuta in via Riviera, Polverara, non distante dall'argine del Bacchiglione. A quel punto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Casalserugo che hanno immediatamente attivato il protocollo per le persone scomparse con l'arrivo di più mezzi dei vigili del fuoco, dell'elicottero del 115 e della protezione civile. Infine la triste scoperta avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri. Tornano in vigore a partire da questa sera le limitazioni agli orari dei pubblici esercizi al fine di tutelare la quiete e la vivibilità di alcune zone del centro storico e della terraferma veneziana. L'ordinanza è stata firmata ieri dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e avrà validità fino al prossimo 25 agosto con l'obiettivo di conciliare il diritto dei residenti alla quiete e al riposo nelle ore notturne con la necessità delle attività economiche che spesso si trovano ad avere a che fare con una clientela consistente e rumorosa. Ricalcando il contenuto delle ordinanze emesse tra luglio e agosto dello scorso anno, il provvedimento si estende alle zone della strada nuova tra Corte dei Pali, Già Testori e Campo Santi Apostoli, del Campo Santi Apostoli stesso, del Campo Driola Chiesa, del Campiello Flaminio Corner, della Calle e del Sottoporte Godolfin e della Corte dei Remer. Aree queste che vanno ad aggiungersi all'area centrale di Mestre, alle zone di Rialto, Bella Vienna, Campo Santa Margherita e Campo San Pantalon, alle fondamenta degli Ormesini e della Misericordia e alle zone della Toletta, dei Bari, di Via Garibaldi e di Piazzale Roma. In particolare i pubblici esercizi situati all'interno delle aree interessate dal provvedimento dovranno svolgere le proprie attività tra le 6 e le 2, interrompendo la vendita di alcolici entro l'1:30. Dopo le 23 le attività dovranno dotarsi di personale dedicato alla supervisione dei plateatici al fine di garantire tranquillità e sicurezza e saranno tenuti a far terminare sia all'interno che all'esterno del locale qualsiasi forma di intrattenimento che possa arrecare disturbo. Quest'ordinanza è di fondamentale importanza per il benessere della città e di chi la vive, aspetti a cui il sindaco ha sempre rivolto grande attenzione, ha commentato l'assessore al commercio e alle attività produttive Sebastiano Costalonga, che aggiunge: questo è il frutto di un percorso di ascolto della cittadinanza, delle associazioni di categoria e degli operatori delle attività produttive. Il nostro ringraziamento va anche agli uffici del commercio e della polizia locale per il proficuo contributo fornito nella redazione del provvedimento. Anche a Jesolo, sempre nella giornata di oggi, sono state adottate delle nuove misure di natura dissuasivo-preventiva per attenuare la pericolosità di alcuni soggetti responsabili di aver creato una situazione di allarme sociale. Tali misure agiranno su due fronti: da un lato raggiungendo i responsabili con diffide che li scoraggino dal riproporre analoghi comportamenti e dall'altra prevedendo sanzioni e sequestri patrimoniali laddove le diffide non dovessero ottenere il risultato sperato.
Cambiamo ora argomento per parlare del Festival delle Migrazioni in Movimento. La manifestazione ha avuto inizio ieri e proseguirà fino a domenica sera con una serie di appuntamenti nel territorio veneziano. L'evento è stato organizzato dai volontari di Refugees Welcome Italia Venezia in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato e ha visto il supporto e il coinvolgimento di moltissime associazioni e attività. Le persone in movimento, i percorsi che le hanno condotte in Italia e i loro racconti, spiegano i volontari, saranno al centro di incontri, presentazioni di libri, laboratori e concerti che si sposteranno tra Mestre e Venezia in librerie, campi sportivi, portinerie di quartiere, locali e musei, tra cui la libreria Bistrò sulla Luna, il museo M9, la portineria di quartiere di Via Piave, l'associazione Hawaii e i ristoranti Orient Experience e Caravansara. Un festival diffuso che coinvolgerà molte realtà accoglienti che da tempo sono attive in città come The Human Safety Net, la Casa di Amadou e l'Unione Donne Italiane Curde. Attraverso le esperienze e i punti di vista delle persone coinvolte, il festival vuole contribuire alla decostruzione delle narrazioni dominanti sul tema delle migrazioni, ma anche indurre i partecipanti a sviluppare uno sguardo autentico e di profondo senso di autodeterminazione sull'argomento. Veniamo ora all'ultima notizia di oggi e concludiamo come di consueto con lo sport. È con una lunga lettera che Paolo Vanoli ha deciso di salutare definitivamente il Venezia dopo un indimenticabile anno e mezzo di trionfi che hanno portato la squadra arancio-nero-verde e la sua tifoseria direttamente in Serie A, conquistata nella finale con la Cremonese. In questo anno e mezzo ho vissuto e condiviso con tutti voi innamorati del Venezia emozioni intense, gioie e dolori, vittorie e sconfitte, scrive l'ormai ex allenatore, che prosegue: voglio ringraziare di cuore i miei calciatori che hanno dimostrato impegno, sacrificio e professionalità in ogni partita, raggiungendo traguardi impensabili e regalandoci momenti di gioia e di orgoglio. Grazie anche al presidente e ai dirigenti che hanno creduto in me e mi hanno dato l'opportunità di allenare questo club e allo staff e ai dipendenti che sono sempre stati al mio fianco. Infine, un posto speciale va a voi, meravigliosi tifosi, che mi avete cresciuto quando ero calciatore e sostenuto in questo indimenticabile traguardo da allenatore. Siete stati il motore e il cuore pulsante di questa incredibile avventura e senza di voi non saremmo mai arrivati così lontano. E anche per questa edizione è tutto, vi lascio ora ai prossimi programmi di Caffè TV24 e vi auguro una buona visione.